degli accenti che ha posto la Presidente del Consiglio è sul decreto flussi per un lavoro buono. Qual è l'intenzione del Governo sotto questo punto di vista? Come intende strutturare questo tipo di accesso legale? Ma nel provvedimento che contrasta in maniera più efficace il traffico di uomini, di donne, il traffico di morte, che noi dobbiamo ovviamente poi implementare con tutta l'attività che l'Unione Europea può e deve svolgere insieme a noi, e anche inserito una norma che ci consente di regolare meglio il flusso dei migranti regolari, di coloro che vengono nel nostro paese per poter lavorare. A tal proposito noi vorremmo da una parte inserire un concetto di premialità nei confronti dei paesi che più sono impegnati nel contrasto all'immigrazione clandestina e nel contempo ovviamente regolare questi flussi rispetto alle esigenze effettive del nostro sistema produttivo. Penso sia ai lavoratori stagionali nel campo dell'agricoltura, così come del turismo e dei servizi, sia ad altre tipologie professionali e lavorative, per le quali tra l'altro è nostra intenzione creare strumenti di formazione direttamente nei paesi d'origine di questi lavoratori, che noi credo dobbiamo comunque mettere in piena sintonia con quello che sono le esigenze del sistema produttivo. Si può fare una stima, perché qualche settimana fa il ministro Lollobrigida aveva lanciato dei numeri, poi sono stati ridimensionati, smentiti. Di quanti lavoratori ha bisogno l'Italia per i lavoratori stranieri che possono accedere, per avere un'idea del fenomeno? Quei numeri a cui si riferiva il ministro Lollobrigida erano numeri di una pianificazione quinquennale, quindi si tratta di, presumo, di 80 100.000 lavoratori l'anno, ma è una pianificazione che va fatta appunto in piena sintonia con quelle che sono le necessità del sistema produttivo, sia per quanto riguarda il lavoro stagionale, sia per quanto riguarda coloro che invece siano contrattualizzati sul lavoro, invece che siano stabili. Noi dal Ministero stiamo facendo un censimento dei fabbisogni con le imprese e questo ci servirà a orientarci meglio anche in riferimento ai paesi d'origine. Come dicevo, la nostra intenzione è quella di programmare il flusso in maniera regolare anche per contrastare meglio poi l'immigrazione illegale. Grazie Ministro.